male se non vado. La seconda domanda era: come nasce il librino? Come nasce il librino? La scelta di queste 12 donne? Insomma. Del tutto casuale, non c'è nessun disegno dietro, sono loro, perché in realtà non doveva essere un libro, sono articoli. Questo è il librino perché sono 12 articoli pubblicati dal Corriere Fiorentino. E nasce perché a un certo punto c'è una fiction sui medici che arriva sui nostri schermi. Il direttore del Corriere mi chiama e mi dice: senti un po', ma ci sono delle donne lì, ci sono anche delle donne, sì, c'erano anche delle donne, dice, ma perché non scriviamo qualcosa sulle donne? Scriviamo qualcosa, vabbè, perché si parla sempre di Lorenzo, di cose, e allora dice, ma c'erano anche delle, sì, c'erano, allora andiamo a vedere bene. E io comincio, da vecchio topo di biblioteca, vado in archivio, comincio a cercare, vado in biblioteca, vado su internet e comincio a leggere, mi comincio a prendere degli appunti, insomma alla fine faccio un ritratto. Non mi ricordo neanche chi era la prima, forse una di quelle di cui si parlava nella fiction, che sarà stata forse Lucrezia per una buona. Lucrezia. Allora faccio Lucrezia, e poi bella questa Lucrezia, ma senti quante cose interessanti che non si sapevano. Ah, facciamo un'altra. Vabbè, facciamo un'altra. E allora faccio. Chi è la seconda? La moglie del Magnifico, poverina, povera, come si fa a essere la moglie di Marina? Un compito improbo, cioè essere la moglie di Lorenzo il Magnifico. Io non so quale donna avrebbe potuto, e lei insomma bene o male lo fa, e quindi faccio Clarice, bella Clarice, facciamone un'altra. Allora, ho capito, allora quante ne facciamo di queste donne medici? Ma tu scrivi, e io comincio a scrivere. E quindi prendi materiale per una, prendi materiale per l'altra, alla fine, cioè, ho trovato tante robe, tante storie, ed erano belle queste storie, quindi vai, 3, 4, 5, 6, 8, 12, va, adesso basta, perché insomma non possiamo andare. Allora, ho preso le prime 12, ma giuro che se ci sarà mai un seguito, Claudia sarà sicuramente, non mi dispiace che mi sia sfuggita, Claudia, mi piace molto quello che abbiamo detto, e vi dico anche perché mi piace molto, perché dimostra ancora una volta una mia tesi, che poi nasce alla fine del libro, cioè il libro non è un libro, non nasce come libro, nasce come una raccolta di articoli che diventa libro, senza una tesi, non avevo nulla da dimostrare, però alla fine, mettendo insieme tutte queste ci sono due o tre, diciamo, tre punti che vengono fuori, direi tre, fondamentali. Uno dei quali Claudia lo conferma, cioè che queste donne spesso hanno fatto il meglio quando rimanevano sole. Scusi, faccio questa, voglio essere, lancio questa provocazione. Spesso le donne fanno qualcosa di buono, riescono a tirare fuori delle risorse che non pensavano di avere. E succede spesso nella storia, io ho incontrato questa stessa storia molte volte, anche Claudia a un certo punto si ritrova da sola, di nuovo. E lo fa, mi sembra, in modo egregio. Beh, credetemi, moltissime donne medici si sono trovate esattamente nella stessa situazione, ma io credo che moltissime di noi si sono trovate nella stessa situazione. Cioè, queste energie che abbiamo, che diamo, dedichiamo spesso a una persona che ci sta accanto, trovandoci sole, o perché vedove, o perché non sposate, o perché marito lontano che fa le cose sue e quindi, tipo, chi era? È tipo Isabella, la nostra Isabella di questa stessa villa, che si ritrova da sola a Firenze mentre il marito se ne sta a Roma e lei fa il meglio a Firenze. Quindi, anche Claudia, queste donne, questo è un punto che nasce così, provocatorio, gettato, ma perché non riusciamo a dare il meglio di noi anche avendo qualcuno accanto? Io questo mi chiedo. Perché dobbiamo aspettare di essere sole per fare il meglio? No? Questo viene fuori nella storia. Questo è il primo punto. Un punto più importante è che alcune di queste donne sono fondamentali per la storia medica. Cioè, è vero che io mentre facevo le mie ricerche trovavo milioni di pagine su uomini dei medici e qualche centinaio di paginette sulle donne, questo è un altro discorso. Cioè, si scrive tantissimo di uomini, pochissimo di donne, perché comunque poi la storia, scusate, tutti gli uomini che penso ormai sia il tempo di condividere queste, no, è un dato di fatto, un dato storico, si scrive tantissimo perché la storia comunque era fatta dagli uomini e raccontata. Uomini, raccontata dagli uomini, quindi è chiaro che le donne vengono un pochino comunque, ma queste donne invece hanno fatto delle cose egregie, straordinarie, non tutte, ovvio. Alcune si sono limitate a fare quello che si chiedeva alla donna all'epoca, che era fare molti figli, quindi alcune di queste signore fanno solo molti figli, fanno la moglie del Magnifico, che per fare la moglie del Magnifico, credetemi, appunto, non era semplice, perciò lei si mette lì da una parte, lo lascia fare, perché
lui aveva molte cose da fare, un gran cervello, una città da amministrare, e lei fa i figli e si mette da parte, e va bene. C'è anche questo, non è che ci sono solo delle eroine, ma ci sono donne che in momenti cruciali, ecco, sono lì, e per fortuna non ci sono, perché questa dinastia si regge sulla loro attività.